bello, il sole sta tramontando. Sì, sì, un po' prima oggi perché qua ci dovrebbe essere il mercato e poi vogliamo andare a cena a un ristorante buonissimo dove praticamente è sempre tutto pieno, quindi sì, dobbiamo andare prima. Io sono felicissima con mio amore. Sì. Che bello questo tramonto a Lanzarote. Noi siamo a Costa Teghise, chiama così. E poi oggi abbiamo visto un po' il sud dell'isola. E domani vogliamo affittare la macchina e andare a, si chiama quella spiaggia, Punta Pappagallo, una cosa del genere, dove c'è Playa de las Mujeres, che ci hanno detto è molto bello. Speriamo di riuscirci, perché dobbiamo trovare una macchina da affittare. Comunque qui è bellissimo. Si mangia molto presto, eh? Mm-hmm. E poi la vita mondana non è proprio tantissima qua, neanche gli italiani, non ce ne sono molti. Ci sono più stranieri, più inglesi, tedeschi. Italiani non tantissimi, non c'è molta movida, molto, cioè, c'è gente un po' selezionata. Vero amore? Tipo alle 11:30 già chiude tutto, quindi non è come Ibiza, quelle isole lì. È molto rilassante, molto bello, non è molto caotico e non ci sono discoteche proprio sfrenate, però cose, però è bella proprio da vedere, anche culturalmente da visitare. Qui c'è il Natale. Qui c'è il Natale. È bello qua, questo è un vicoletto dove ci sono un sacco di ristorantini e c'è una bellissima atmosfera. Chissà se troveremo questo mercato, ragazzi. Non lo so. Ecco amore, io vedo delle bancarelle, è vero? Là, no, no. Sì, eccole. Ecco ragazzi, abbiamo trovato le bancarelle. Sono le borse false, ok. E qua cosa c'è? Sono tante bancarelle, è molto bello. Guarda amore, è molto bello, guarda, ci sono tante bancarelle. Comunque lo sapete che prima amore cosa ti volevano vendere? Volevano vendere la marijuana. La marijuana volevano vendere al mio amore, che non fuma neanche, non potrebbe fumare. Amore, mi ha fatto un tiro di marijuana. Mai. Cioè lui è un santo. Ma la nostra, la sua generazione si è spesa. Ah, fino a 17-18 anni. Dove vai? Lei era mia follower qua a Lanzarote, mi ha riconosciuto. E lui è di Torino, però sta qua a Lanzarote e c'ha un chiosco troppo carino che si chiama Pura Vida. È italiano, quindi ragazzi, veniteci, venite a trovarlo perché è troppo carino e se lo merita, vero? È bravo, bravo, si impegna anche lei. Ti aspettiamo. Sì. Finalmente abbiamo trovato posto, ragazzi. La Bohemia. Se venite, venite alle 8 perché dopo è un casino, quindi bisogna mangiare, cenare quando è ancora giorno. E ci hanno portato delle salsine troppo carine e mio amore sta cercando su TripAdvisor se c'è qualche altra cosa di buono. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo comprato, cioè cosa abbiamo ordinato. Ragazzi, questo è pulpo, aglio e olio. Vediamo com'è amore, ci buttiamo, dai. E acqua e limone immancabile. Ragazzi, è pulpo con una cremina sopra. Molto gustoso, vero amore? Molto buono, ottimo. Un po' portato, è buono, un po' portato. Oh, che meraviglia. Questa è la tabla di carne. Sono tutti i tipi di carne, patatine, verdurine e tanti sali speziati. Amore, che meraviglia. Mangiamo, buon appetito. Pane caldo. Il mio amore è il bagno. Dico, questa vacanza è bellissima insieme a te. Ti amo molto. Ciao. Sono arrivati. Chi sono?
Gigi Pirizzo a Napoli. Sì, sì, grande Gigi, guarda Gigi Pirizzo a Napoli, ci dà le sue la canzone di gente, la canzone della Madonna. La canzone vai, qui Callita, Callita non solo ci dice venite a Callita Show, anche Febbre, vi ho dato una notizia, boom. Avete la nostra bottiglia di alcol? Ragazzi, Callita dice Febbre. La gente ci vede questo Febbre. Pensa se alcol, non piace acqua. Mio amore adesso cosa farà? Dorme. No, amore. Devi sciogliermi tutte le treccine. L'ho fatto di nuovo, ragazze, l'ho rifatto. Ho fatto le treccine, adesso le voglio sciogliere. Oggi sono una tigre. Se vuole fare la foto con la tigre, se la fa con Callita. Sono una tigre della Malesia. Comunque, no, ragazzi, la tigre della guardate Spagna. Qua ho sciolto le treccine, però ho lasciato quella queste qua davanti per fare questo effetto così, buttate dietro, ma stasera vediamo, c'è pure queste qua sicuro. Ho lasciato qualcuna qua sulla laterale e qualcuna davanti. Ah, mi ha passato tutto in mal di testa. Adesso c'ho i capelli frisé, proprio leonessa sono. Dopo il dolce arriva sempre il salato. Uovo. Questa è tortilla, salsiccette e uovo strapazzato. E prosciutto iberico, troppo buono. Cioè vorrei avere un prosciutto di questo a casa ogni giorno, è troppo buono. E le uova strapazzate per invece nel top. Adesso dividiamo tutto. Viva il colesterolo! Ragazzi, siamo da 2 ore a colazione. Siamo una colazione da miliardari. A colazione. Auguri, amore. Ma che matrimonio. Dopo il cappuccino lo champagne. Mangiamo e incicciamo. Allora ha detto mio amore, ha detto amore, come hai detto? Che cosa? Un'altra settimana qua. E diventiamo genissimo, andiamo andare via. Ha poi detto pure ci sta gente che trasuda. E tu sei che si mangia. No, vabbè. Mi ricordo che una secca, voglio una secca secca, voglio una secca tagliante. Tipo me. No. No, comunque ci hanno aggiunto una sedia e poi il cameriere si è messo a ridere. Non ho capito perché c'è tutto questa sedia. Poi che ha detto? E poi dopo viene un altro. No, hai detto Niños, fa qualche anno. E già sono state coppa seggi. Dovrebbe essere duro. È bella, è magna. Se è figlio a te sicuro non magno, c'è messo solo una facottina a naso a tuo figlio. No, la frutta veramente. La frutta, che dopo tu faccio? Sì, c'è mettere palini con la Nutella. Fanno male, isso. Spumante, ragazzi. Amore, pa che piensi in me, come io pienso. Io quiero hablarte, quiero hipnotizzarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajar. Aspetto automatico, muchas gracias. Gracias. El asiento automático. Al lado los botones. Questo qua. La nostra nuova macchina, ragazzi. Sai? Che bello, stasera serata sushi. Ecco qua. Sono troppo felici. Ci hanno messo tutto il sushi. Questo è il mio piatto. Ho preso un mix di sushi. E poi qua ho preso un po' di verdure col tonno e un po' di salmone. E questo è il piatto invece con i noodles. Scusate, c'è Dario che parla sotto. Riso basmati, vari tipi di noodles, un bortino primavera e le patatine, diciamo quelle là di riso. E qua ci sono tutti assaggini di alghe, cose speziose, molto carine. Anche altri noodles piccolini. Mio amore anche ha preso i sushi, i noodles, ha preso un sacco di roba là, come al solito. Buon appetito ragazzi, siamo tanto felici. Ho preso i dolci più buoni, fragole, panna, crema e queste fragole e banana nella cioccolata. C'è mio amore che parla al telefono con un'amica. Che buono!
Vediamo. Dai, torniamo in luna notte. Luna di notte. Luna. Grazie, bravo. Ragazzi, comunque ho riempito tutta la memoria della fotocamera, adesso sto vloggando col cellulare. Comunque se venite a Lanzarote dovete assolutamente vedere Playa Bianca, Punta Papagayo, che sicuramente è al sud dell'isola con Playa de las Mujeres, e però anche al nord, noi poi abbiamo visto anche Lago Verde, tutta la cosa là, e le saline, tutto. Poi al nord anche comunque ci hanno detto che è bello, solo che una settimana veramente poco per visitare tutta l'isola. C'è anche la Famara, dovrebbe chiamarsi Famara, quella spiaggia Famara, anche molto bella. Comunque diteci come si fa a lasciare questo posto, cioè è fantastico, di qua la piscina e di qua il mare, è troppo bello. Qua c'è ancora gente che fa windsurf, vi faccio vedere, guardate com'è bello. Oggi il mare ha dei colori bellissimi, troppo bello, adoro. L'ultima vasca idromassaggio della nostra vacanza, guardate che bello. E qua c'è la vasca, qua c'è la piscina, qua c'è Dario e qua c'è il mare. Oh, e si vede tutto. Ha dei colori fantastici oggi il mare, guardate. Che bello, mi immergo. Amore, vieni a ballare. Vieni. Ballare. Vieni, amore. Vai, balla, balla. Dai, amore, vieni a ballare. Ragazzi, 3 minuti, solo 3 minuti per potervi salutare. Siamo all'aeroporto di Madrid. Io sembro tipo una scappata di casa. Ho alcune treccine ancora, altre sciolte, ma non mi importa, sono stanchissima. Abbiamo fatto Lanzarote Madrid e adesso stiamo aspettando lo scalo a Madrid per andare a Roma Fiumicino. Da Roma Fiumicino l'autista ci porterà a casa di Dario. Io andrò a prendere Pupi, non vedo l'ora. Dobbiamo fare il video della reazione del mio cane quando mi vede, amore. Quando ci vede Pupi, lo facciamo? Sì? Comunque nel frattempo abbiamo miliardi di buste perché abbiamo fatto shopping nell'aeroporto e quindi abbiamo comprato un sacco di cose, di souvenir. Facciamogli vedere solo quello là, dai, poi facciamo il video, quella delle cioccolate, questo amore, perché poi facciamo il video e tutte le cose che abbiamo comprato. Ho comprato tante cose anche ai miei genitori, a mia sorella, facciamo vedere solo questo qua che abbiamo preso nell'aeroporto. Qua a Madrid c'è un negozio che vende tutte cose di cioccolata, troppo invitante e particolare. Abbiamo preso questo mix di cioccolatini troppo carini, aspettate che ve lo faccio vedere. Factory, facciamo pubblicità a questa ragazza che è stata molto gentile, vabbè che sicuramente ci lavora là dentro. Ci sono dei cioccolatini tipo con le noci, con le mandorle tritate. Questo tipo è al Baileys che l'ha preso Dario, questo è al caffè. E mi hanno attirato questa, si tipo una buccia di noce di cioccolata con la noce dentro, e sono buonissimi. Costano un botto. Comunque, un minuto. Ringraziamo Fitvia per l'opportunità che ci ha dato. È stato veramente un viaggio fantastico. Sì, e speriamo di avere la possibilità in futuro. Ciao Sebastian. Speriamo in futuro di magari di ripetere questa meravigliosa esperienza con qualcuna di voi. Ti immagini, amore? Sì. Un viaggio detox con una follower di Carlita, ovviamente col fidanzato, sarebbe veramente fantastico. E ci vediamo a Napoli con tanti video. Ciao, lasciate like, ciao.